cigale, tu es reine dans le ciel, se reflète ton truc. Dans le ciel, le corps et toi dans la nuit. Oh. Le corps au-dessus de mes yeux. Et déjà mes attentions.
Ah!
en moi. Je suis là en centre de moi. Vol, je monte, je suis en bas. Là, moi. Je suis là. Thank you.
Ah!
sentirás el grito de la tua fermissima, incrollabile decisione, riempie il cielo.
movimento antifascista e anticulturale di idee, in cui i pugni, calci, gatti, vecchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti artisti italiani e italiani. Tra le tante distinzioni di ottenuto quella data, è cioè, i futuristi sono i diritti di relazione. Infatti, i futuristi hanno combattuto e combattono il capitalismo sedentario sotto tutte le forze, prudenza diplomatica, logica pessimistica, neutralismo, tradizionalismo, culto del libro, biblioteche, idee e professori. I futuristi hanno adorato e adorano la vita nella sua colorata e fruttuosa società, in logica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di un pericolo, essi arricchirono l'arte e la creatività artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, voluta, creare di vento, talvolta contadino, affermare, lanciarsi, battere, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo, indestreggiare mai, arcare, rompere. E lì nel punto d'ore, mentre i patrioti si consultavano di polemizzare contro gli legatori della sognata grande casa nostra, noi futuristi ci imponevamo alla strategia spavalda e aggressiva con un sogno di sesso e di scherzo dentro nei teatri e nelle piazze rivoluzionate da noi. Parlo bene con la pelle del fascismo al potere e soprattutto la realizzazione del programma minimo. Questo programma minimo profittava, orgoglio italiano, la fiducia illimitata nella fine degli italiani, la distruzione dell'intero fondale, l'eroismo quotidiano, l'amore del tempo, la violenza riabilitata come la fiducia di giudizio, la visione della velocità, della novità, dell'originalità, dell'ottimismo, a contatto l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accento e tecnico. Futurismo italiano tipicamente patriottico che ha generato innumerevoli futuristi esteri non ha nulla a che fare con gli orientamenti politici come quello colpevico del futurismo russo e dovuto artista. Il futurismo è un movimento artistico e ideologico, interviene nelle lotte politiche soltanto nelle ore di grave pericolo. Il futurismo è ampio, signori. La fiele formidabile incandescente di serialità. Il futurismo opera invece nei domini infiniti della profondità. Ovunque e deve osare, sempre più osare, temerariamente. Ma con parte della verità italiana, al futurismo apre il grande futuro del nostro meraviglioso paese. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.